concessionario è la società Autostrade. Cosa succede normalmente in tutte le concessioni? È successo a me che sono Autostrade, che mi è caduto il ponte, lo devo aggiustare, poi vedremo cosa si farà successivamente. No, la società Autostrade è stata eliminata dalla gara di appalto, non si sa per qual motivo, perché il giorno successivo o alla caduta del ponte, questo è un giro, tutti, vai avanti, avanti ancora, messo indietro, questo l'avete visto tutti per TV, Rossi Albertini del CNR ha detto che lo strallo è stato quello che ha fatto cadere. No, ma questo è un poveretto proprio, no? Però era solo lui sul mainstream, dell'Adusso, da tutti quanti. Vabbè, allora cosa succede? Succede che poi la società Autostrade è stata colpevolizzata, adesso con mille proroghe probabilmente gli sarà tolta la concessione. Cosa ci costerà a noi questo sistema? Si parla di 43 miliardi di euro a carico nostro della collettività, perché la verità non è ancora stata accertata. I periti non hanno ancora risposto, avrebbero dovuto rispondere in gennaio, prorogati ad aprile, prorogati a giugno, e non si sa mai più quando sarà accertata la verità su questa cosa. Quindi dobbiamo aspettarci circa 40 miliardi di rimborso alla società Autostrade con questo sistema. Prima cosa, a carico poi della collettività, perché il ponte è appaltato adesso a 220 milioni e già a 600 milioni di spese. Poi hanno fatto altre cose, che so, il finto incendio del pilone, non so se l'avete visto un mese fa, che un pannello ha fatto i fuochi d'artificio, non si sa perché, perché erano in ritardo, perché vogliono gli altri soldi, insomma, lasciamo stare le macerie. Vabbè. Io volevo dire anche un'altra cosa, perché non sono convinto che il ponte sia caduto da solo. Allora, vediamo, ad esempio, questa era una foto presa dai vigili del fuoco del ponte. Questa sezione qui è lunga circa 40 metri, giace per terra, è un pezzo, qui c'era una trave di collegamento al ponte, questa era strutturale al ponte. Vai avanti. Si tratta di questo tratto qui, con un pezzo di colonna qui. Questo qui è il ponte in costruzione che ha un tirante provvisorio qui, perché il impalcato era compresso, ma il tirante è vero, questo qua, non c'è. Io ho chiesto al procuratore, gli ho mandato anche delle pecche, ho detto, ma scusi signor procuratore, siamo sicuri che questo sistema di procedere va bene? Proviamo nell'esplosione finale che volete demolire a tagliare un tirante, vediamo se il ponte sta su o se non sta su. Si potrebbe aver fatto questa operazione 10 minuti prima dell'esplosione complessiva, niente di tutto questo. Mi aspettavo anche, ecco, poi un'altra cosa, eccolo qua. Quando voi demolite un ponte, un manufatto, normalmente il calcestruzzo derivante dalla demolizione è di colore più chiaro di quello esterno, perché è pulito ma non è inquinamento. Qui è carbonizzato. Vedete? È evidente. E vedete addirittura i ferri che sono rivolti verso l'alto. Quindi è un indice che il supporto non è caduto, è stato spinto verso l'alto. Avanti. Eccolo qua. Ecco cosa è successo. L'esplosione della biela è stata qui e l'esplosione è stata qui. La spinta ha fatto sì che la campata di peso rilevantissimo sia capottata. Poi ci sono varie altre, qui ci sono i manicotti ancora integri dei tiranti che non hanno avuto alcun problema. Poi l'Istituto Svizzero EMPA è stato incaricato di una serie di verifiche, siccome le conclusioni dell'Istituto EMPA erano contrarie perché hanno detto che l'acciaio non era sfilacciato ma è stato tagliato di netto da un fattore esterno da determinare, è stata eliminata, non c'è più questa parte di perizia nella documentazione. Ecco, questo è, e poi un'altra cosa, ecco qui si vede benissimo la campata, questo è il supporto che era qui, qui ci sono le colonne allineate non si sa come, questo è proprio il giro che ha fatto la campata così. È capottata per il lungo su 40 metri, cose mai viste. Poi questa addirittura, questa era la trave che collegava, cosiddetta trave Gerber, che collegava il pilone, quello là, al pilone di qua, il quale non è caduto dritto, ma è caduto spostato sotto il pilone che si vede qua, appena punta qua. Questo è andato in qua. Chi lo ha spinto in là? L'ha spinto in là questo, che è capottato, e capottando l'ha spinto in là. Stiamo parlando di... Sì. Sezioni rilevanti, ecco questa, a parte la nuvola piroclastica che c'è, questo del filmato di Giorgio, volevo far vedere questo è
l'effetto sismico della caduta del ponte, questo col tirante e questo con l'esplosione dei 700 kg di dinamite. L'effetto sismico della caduta dello strato, si fa per dire, è maggiore rispetto a quello dei kg di dinamite. È possibile che il taglio di uno strato abbia fatto di più di 700 kg di dinamite come effetto sismico? Non si sa. L'hanno demolito, insomma. È stato demolito. Domanda, perché a quell'ora? Perché non c'era tanto traffico. C'erano solo 30 macchine, una cosa leggera. C'era il temporale anche? C'era il temporale, sì. Secondo me c'è stato un fulmine, però non ha abbinato, non ha fatto, no, è stato casuale il fulmine, è stato casuale. È un bel indirizzo politico al governo di non proseguire l'apertura, a mio avviso. Non volevano capire gli indirizzi il nuovo governo appena fatto, allora gliel'hanno fatto capire. Gli indirizzi erano di, volevano togliere le sanzioni, volevano commerciare con altri stati, togliersi dalla cappa economica che c'era, e così si sono poi convinti. No, ma Atlantia, a mio avviso Atlantia ha cercato di risparmiare nelle manutenzioni, questo, ma il ponte aveva, sì, ma aveva delle, il ponte aveva delle riserve di portata enormi, tra l'altro l'acciaio nelle costruzioni ha un fenomeno di dilatazione notevole, non è che sia soggetto a rottura fragile, cioè, che so, diamo due, normalmente è 10% la parte di elasticità, il tirante 90 metri, se fosse un po' ceduto, avrebbe ceduto, si sarebbe allungato i 10 metri, tutti avrebbero potuto vederlo, cioè, il giorno prima. No, abbassare, ma poi si abbassa solo se c'è un carico, invece era scarico il ponte, come faceva abbassarsi che il ponte era scarico? Anche la storia del COI, che hanno detto che c'era il COI di acciaio che è caduto dal camion, è assurda, perché dalle fotografie il COI è attaccato al cassone. Se invece il COI fosse stato perso, sarebbe il COI di qua e il camion di là. E invece è attaccato al camion dalle fotografie dei Vigili del Fuoco. Perché io mi sono basato solo su fotografie ufficiali rilasciate dai Vigili del Fuoco. E poi la cosiddetta prova regina, che è una cosa ridicola. Aspetta, ho tolto tutto, pensavo fosse finito. La prova regina è costituita da 2400 fotogrammi, di cui effettivi solo 140. Gli altri sono tutti fermi immagini o ripetizioni di immagini. Tra l'altro, non so se vedete qui, qui è stato girato per togliere la punta, vabbè, pazienza. Comunque le regole ferree della prospettiva, cosa dicono? Che il ponte va visto da un punto di fuga qui distante, benissimo. Tutte le linee devono convergere verso il punto di fuga. Invece qui si vede che la linea qui diventa cielo, qui diventa rotta, sembra rosicchiata da un topo sotto l'impalcato. Questa immagine è stata chiaramente ricostruita a computer. Andiamo su un'altra, pure male te lo dice. Poi il camion compare, torni dietro, il camion bianco che si salverà compare solo a questo fotogramma, prima non c'era da nessuna parte, vuol dire che sono stati tagliati. Andiamo avanti, qui comincia a calare perché qui io l'ho ricostruito con l'AutoCAD e si vedono alcune cose, ad esempio qui comincia a calare il ponte, poi qui lo strale non si attacca in cima, torni dietro alla prima, dietro. Ecco lì, lo strano invece si attacca in cima, quindi è un errore ulteriore di ricostruzione. L'AutoCAD non ha funzionato. L'AutoCAD non perdona. Comunque anche qui si vede bene quella cosa del topo rosicchiato che dicevi. Sì, ecco qua, vedete? Qui l'impalcato manca, c'è solo il cielo. Qui è il tratteggio di come dalla sonometria o dalla prospettiva finale deve vedersi il ponte, è una regola ferrea. Ma qui si vede il cielo, ecco qui, questa è un'altra immagine fondamentale, qui si vede lo strallo che in qualche modo si è piegato a ginocchio, in teoria piegandosi a ginocchio avrebbe dovuto stringersi, ma insomma accorciarsi, e si vede che l'impalcato, cioè la struttura del ponte, a un certo punto si interrompe qui, viene annebbiato e non c'è più. Guarda che non c'è più rosicchiato però. Sì, no, perché qui si vede un po' di impalcato che è calato, ma comunque altri discorsi, andiamo avanti. Ecco qui, cosa succede? Qui si vede un po' peggio perché tutte le immagini sono annebbiate,
su internet a me sono arrivate anche delle immagini molto più chiare, ma stiamo a quelle pubblicate da loro. Cosa succede? Che qui c'è lo strallo e qui c'è la parte di mensola oltre lo strallo, che è polverizzata. In verità non è polverizzata, perché le immagini dei vigili del fuoco dicono che tutta la sezione terminale dell'impalcato, da qui a qui, è continua e piantata di traverso sul torrente, oltre ancora qui. Quindi questo è un altro falso totale di annebbiamento dell'immagine, quindi taroccamento, una dimostrazione evidentissima. Qui la sezione è l'attacco qui, qui da qui a qui sono circa 9 metri, da qui a qui sono 11 metri, tutto continuo. Invece nell'immagine non c'è più. L'immagine è stata della Guardia di Finanza. Questo è pubblicato ufficialmente dalla Guardia di Finanza. Quindi se c'è stato un lavoro, se c'è parte di qui. È stato pubblicato da. Io non so, è stato pubblicato dalla Guardia di Finanza. Però ci hanno messo un anno a pubblicarlo questo, perché era stato registrato quel giorno, perché l'hanno pubblicato due giorni dopo che hanno fatto l'esplosione l'anno scorso dal resto del ponte? Perché se non sono tenuti un anno e mezzo? Non si sa. Come tutti gli altri filmati, io poi sono rimasto esterrefatto quando il procuratore mi ha detto che per l'onda sismica la telecamera non ha più funzionato. No. Devo aspettare prima che cada e poi spengo la telecamera. Invece queste sono le dichiarazioni ufficiali. Quindi, io poi gli ho scritto, anche aspettavo che mi mandassi i carabinieri, ma non ha voluto mandarmi nessuno. Va bene, poi qui si vede impalcato, qui si vede la strada messa così, poi è messa così, poi è messa così, poi è messa così. Ma andiamo avanti. Ecco, c'è un'altra cosa. Tenete presente, questo è un tirante, così, che adesso vedremo, andiamo avanti ancora. È troppo complicato spiegarvi tutto perché ci vorrebbe sì. Più di un'ora. Volevo andare avanti ancora. Ecco, questo è il famoso reperto 132, che si vede che è l'angolo che è in cima al ponte, che si vede tutto unito. Qui sono i ferri relativi che sono continui, qui stessi ferri, andiamo avanti ancora. Sempre reperto 132 col buco sulla strada che non si sa da cosa sia stato fatto, andiamo avanti. Ecco. Qui il tirante della ricostruzione è passato dietro alla colonna. Cioè il tirante che io avevo così e poi ci sono gli H, si sono sbagliati nel disegno e avrebbero dovuto disegnarlo davanti al pilastro. Invece è andato dietro, addirittura. Sì, è andato dietro. E ci ha messo pure un anno a fare. Provo ad andare dietro che lo vediamo se vedi da un'altra parte, dietro ancora. Ecco, sarebbe questo il tirante. Che nella discesa così, a un certo punto, viene disegnato dietro dell'antenna. C'è stata una torsione. Andiamo avanti. Ecco. No, qui dietro. C'è la testa non appena fuori. Ecco qua. Poi questo l'hanno fatto a cavallo dell'altro, impossibile, perché non era così aperta l'antenna da poter andare a cavallo dell'altra antenna. E qui si vede chiaramente il tirante che è dietro, invece di essere davanti. Andiamo avanti. Ci poi sono gli ultimi. Ecco. E poi ci sono gli alberi, perché gli alberi a un certo punto questo si muove e gli alberi stanno fermi. Evidentemente il filmato è stato tagliato lungo questa linea e poi è incollato. Oh. Avanti. Poi ho fatto alcune domande. Questo è come è caduto, che è caduto un po' storto dal filmato di Giorgio. Vabbè, qui ci sono altre cose. Qui sembra che ci sia un pilastro tipo un plinto che non esiste nel ponte. Io volevo solo evidenziare alcune domande. Io ho chiesto al signor procuratore, ancora tramite una TV locale, Televeneto, abbiamo finito il tempo, sì, di analizzare, di fare una perizia chimica. Con 2-3 mila euro si sarebbe potuta fare una perizia chimica, onde fugare ogni dubbio. Siamo dei matti, io e Siviero siamo dei matti, non stiamo dicendo cose che non esistono.